Buon pomeriggio da Speciale News Web 24. Alle 15:30 a Roma si riunisce il collegio di garanzia per esaminare il ricorso presentato dall'Audace Cerignola contro la Federazione Italiana Gioco Calcio e la FIGC in merito alla domanda di ripescaggio in campionato della stagione 2019-2020. Già un primo pronunciamento positivo per la società gialloblu era avvenuto lo scorso 12 luglio, ma poi FIGC e Lega Pro andate il via a una serie di situazioni in negativo, con una serie di appigli che nulla hanno a che vedere, ma che evidentemente adesso vengono proposti all'attenzione. Qualora dovesse essere nuovamente accolto il ricorso dell'Audace Cerignola, la Lega Pro dovrà ottemperare alla richiesta di essere inserita nel calendario della squadra gialloblu in Serie C, ma non è escluso che FIGC e Lega Pro possano ancora ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Eliminare le zone d'ombra è l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella nel 39esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna avvenuto il 2 agosto del 1980. È una verità che deve essere interamente conquistata per rendere completa l'affermazione della giustizia. La disumana ferocia della strage è parte incancellabile della memoria del popolo italiano. Ci stiamo muovendo tutti nella stessa direzione, ha detto il ministro della giustizia Bonafede in consiglio comunale a Bologna. Il tempo del silenzio è finito. La pagina sportiva in chiusura, perché c'è un ritorno, anzi una riconferma per la pallavolo Cerignola. Dopo le new entry Romanazzi e Simeone e il ritorno di Viola Valecce, anche Maria Di Candia è stata riconfermata nel team Fucsia anche per questa stagione. Per lei tante motivazioni ed un obiettivo di regalarsi una stagione entusiasmante da regalare con le vittorie ai loro tifosi. Il roster continua ad essere più chiaro e nei prossimi giorni, con la definizione completa, si penserà alla preparazione del campionato. È tutto per questo flash di aggiornamento. Prossima edizione del nostro telegiornale, come sempre, stasera alle 19:30. Buon pomeriggio e a più tardi.